Il valore? Tu immagina domattina il tuo ragazzo dice: te voglio bene, però non si può fare perché quando è puzzavo, allora sai, il datore di lavoro mi ha tagliato il piseo, so, dormimo. Che fai? No, c'hai ragione, ora me ne sono resa conto. Dove sta sto gatto? A casa. È diventato più grosso? Sì. Voi ridete, però. Chiedi scusa, dai, ai gatti. Un messaggio ai gatti, serio. Scusate, gatti, avete tutti bisogno di... Dai, vai. Scusate, gatti, tutti quanti devi fare l'amore. Ma poi c'è sta gente che parla con i cani, poraccia che è sola. Ma smetti! Ma sei una mordona! Il cane sta così, che cazzo sta? Di che ne so? Me l'ha da mangiare? È un cane! No, mi capisce! Con l'occhio mi capisce! Ma che è una poltrona! È un cane! Poi quando sta la sua poltrona gli dice: allora ho capito! No, sai te che era capito un cazzo, è un cane! È un cane! Io ho già avuto il cane secco secco e ho detto: Bobby, via l'osso! Si è mozzicato la zampa! Bobby! Oh, Bobby! I cani! Chi è che c'ha il cane qua? Ci parlate con i cani? Mazzadeo, gli racconto proprio le storie, eh? Ah, aspetta, spezziamo un attimo, faccio sentire un pezzo, ci provo, eh? Ne prendo uno a caso. Ti sta annoiando? È la faccia tua quella? Complimenti. Che ha girato? Sei la protagonista della mummia, no? Non lo so. Ti stai annoiando? Allora, mi servono due ragazzi, devo fare una cosa molto carina, ci provo a spezzare. Come ti chiami? Francesca. La serata stasera, eh? Francesca, vieni da te, vieni. Veloce, veloce, vai, forza. Francesca, eccola. Una. Vieni, vieni. Com'è che cammini così? Tu ce l'hai, ragazzo, sì, quello lì, no? Sì, sì. Come va? Bene. Bene, che lavoro fai? Assistente di volo. Perché arrivi? Assistente di volo? Sì. Vedi, il tuo ragazzo che fa? Assistente di volo. Ah, è figo, eh? Bel rapporto, eh? Tu voli da una parte, quello vaffanculo dall'altra. Sedemo sabato. Così. Vabbè, e poi mi serve una ragazza carina. Stasera è un problemone, eh? Vado a tre... Aspetta, no. Come ti chiami tu? Quella mora lì, come si chiama? Ginevra. Com'è, stai sul cazzo ai genitori? Ginevra. Se ti chiamano De Giri? Ginevra, mica so io un cagar cazzo. Oh. Ginevra. Vieni qua, dai, veloce, forza. Oh, eccola qua, Ginevra. Veloce, veloce, eccola qua. Ma com'è, quando lui parte, tu che fai? Sto a casa, parto pure io. Ah, bel rapporto, eh. Quante volte vi dite a settimana? Parecchio. Tipo? 4. Quanto dura il volo? Roma Fiumicino, fai, che fai? No, vieni di qua, Ginevra. Ehi, che bella ragazza, eh? Molto piacere. Vuoi salutare? Buonasera. Buonasera. Tu che fai? Io ho lezioni private. Sì, di? Di tutto, matematica, inglese. Ah, di tutto, matematica, inglese? Italiano. Italiano. Alle medie, tu hai studiato alle medie? No. Stavo in comunità. È matta. Che vuoi? Sei insegnante? Allora, sei insegnante e fai lezioni private generali, italiano, lettere, eccetera, no? Sì. Inglese addirittura, sei brava, eh? Ma cazzo insegni? So. Bisogna dirlo per forza. Anch'io parlo inglese, eh? Tu parli inglese? Sì. Ti piace fare l'amore? Sì. Okay. Allora, vieni qua, vieni qua. Fidanzata da? 7 anni. Vedete la faccia? Come sai di? Sta domanda? Ci sono tutti i coglioni! Che se legge in faccia, no? Felicemente, però 7 anni, sapendo che sto per dirlo a te, 7 anni con la faccia così. Hai capito? No. No, vabbè, te sei capita, no? Vieni qua, te faccio, stai qua. Allora, facciamo questa cosa qua, mettiamo il piede qua, veloce, vai, andiamo avanti. Tranquillo, vieni avanti. Girati, piegati e godi. No, scherzo, metti il piede. Sei pericolosissimo. Adesso smettila, hai detto due cose, due cazzate, fermate. Su, allora, metti il piede così.
Pronti? Andiamo a fare questo, guarda. Dan 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 dan. D'accordo? Poi ci giriamo, guardami, e facciamo dan 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 dan. Poi alziamo il braccio e chiudiamo, d'accordo? Io canto, dovete fare solo questo, d'accordo? Ok. Ci sei? C'è. Ma ho visto cazzo de bra. Vai! Su, vai! Zitto! Vai! Il treno corre via, ti sei bagnato tu. Vai, vai cazzo! La pioggia viene giù. Cosa vuoi che sia, cosa vuoi che sia. Stop! Che hai fatto? Ti cadono i pantaloni. Non ce l'hai la cinta? No. Sono grandi. Bravo di venire qui a fare così. Dice la Farioli, che va a fare? Va a fare così. No, però sei magrissima, eh? È così. Vabbè, metti una cinta, no? Beh, la cinta non si può vedere, dai. Non si può vedere, ma manca la gnocca, si può vedere, perché se continui ti scendono giù i pantaloni, fai idea, o la cinta o famo idea a tutti. Immagina Rispoli, mi rimane così, eh? Qual è il trucco per durare più in amore? In che senso? Io vorrei stare nella testa tua per provare la sensazione del vuoto. Lei vive su un mondo teatro. Gente, palco, gnocca, cinta. Qual è? Non lo so. Ma sei venuto col pulmino, no? Dopo 7 anni, qual è la cosa? Lo sai tu. No, tu hai 2 sensi. Stai calma! Oh, oh! Bella, frena! In che senso chiade? Cattivissimo. No, è buono. Pericolosissimo. Sì, quello sì. Oh, che scherzo, lei la conosce, un'amica, fa la ballerina e prestigiatrice. Fa numero con la bottiglia, fa la spaccata, sparisce la bottiglia, bravissima. Vero? Diciamo. Possa fare prove col boccione. Dicono che sa di tappo, ma... Forchiato. Salutiamoli, grazie. L'amore è? Bellissimo. Sì, no, capito, una frasina. L'amore è? Bene. L'amore è? Perfetto. Grazie, eh? Che bella gente, hai visto? Il treno corre via, per cercare ciò. Ti sta annoiando? Quello in fondo. Come va lì? C'è il buio da quella parte. Adesso invece volevo cambiare argomento. Io ho preparato un po' di un po' di argomenti, così volevo parlare di un'altra cosa, visto che stasera non ci sono bambini e c'è una cosa molto brutta che sta accadendo, proprio il problema dei matrimoni. Cosa succede? Che succede? Che hai fatto? Tossico, vai a dare uno schiaffo. Sto dicendo, non ci sono più bambini, siamo arrivati al calo demografico, lo sapevate? Cioè la nascita zero. Nascita zero si intende per ogni bambino che nasce, un anziano muore. Infatti mio nonno quando vede una cuccarda si gratteva, penso che mi rapporto. E non ci sono più bambini. Sono cambiati i tempi. Una volta c'erano i bambini, facevo papà. E sesso c'hanno tutti, il computer, tutti i giorni i cartoni animati. Io mi ricordo quando ero piccolo, ho detto, papà mi fai dei cartoni? Metto via qua, piegati e vai a vendere. Pensate che a 3 mesi già camminavo, mi sarà staccato il fondo della carrozzina. Pisciavo a letto, papà mi ha comprato la termocoperta così piava la scossa. Mi faceva dormire col pappagallo in mezzo alle gambe, certe beccate sulle palle, mi dico. E uno cresce, arrivi alla vita, diventi grande, diventi pure un po' scemo, perché poi crescendo uno affronta tutte le problematiche, no?
perché ci sono delle cose che sono tremende. Per esempio, i genitori non ci insegnano il sesso, ve l'hanno mai insegnato a voi? Se non volete rispondere, muovete la testa così. Io capisco. Ve l'hanno mai detto questo è il pisellino, questa è la patatina? No. Eh? Io ho parlato con papà, gli ho detto, papà, come nascono i figli? Ho detto, mi pare è diventato viola. Ho detto, che domande fai? Per seme? O metti nella terra? Cresce la piantina? Io mando un culo all'albero. Che cazzo sei? Sono andata mamma, dico, mamma, perché gli uomini si vestono da donne? Mi ha detto, che domande fai? Poi io non so tua madre, so tuo padre. Io ok. Sentivo sui corridoi mio padre, ce vengo! Mio padre, vengo pure io, ce non mi lasciare da solo! Non ci hanno insegnato, uno cresce. E padre. Oh. Uno cresce che non sa niente, poi diventa adulto. Si innamora, comincia la vita, il lavoro. Io sono stato fortunato perché ho fatto tanti lavori. Pensate, ho studiato come avvocato, ma dai soldi papà ho fatto solo una causa contro papà che rivoleva i soldi, vabbè, lasciamo per... Il lavoro. E poi pensate, dall'inizio io volevo fare il doppiatore, sapete il doppiaggio? Ho visto le prove, le recite, le cose che facevano, e c'erano delle scenette, ho visto, ho detto fammi andare a vedere che succede. Ho visto il regista che chiamava un doppiatore, vieni, questo è entrato. Prego, questa è una scena di un gatto che insegue un topo, prego. Topolino, ti prendo! Topolino, ti prendo! Bravo. Puoi venire domani verso mezzogiorno? No, posso andare all'ora e un quarto! Ho fatto per 2 anni il doppiatore ai film porno, questa non è una battuta, mi facevano fare i fiati. Mi sono ammazzato le seghe, lasciamo perdere. Dopo 2 mesi ho detto una parola che vengo, 2 mesi ci ho messo. Vengo, rifalla, vengo! E piano piano uno affronta la vita, diventa adulto e scopre tutte le caratteristiche, le cose, visto che c'è violenza, oggi litighi in mezzo alla strada. Io manco posso litigare perché non mi voglio atteggiare, io ho fatto il pugilato anche, 3 anni. Mi chiamano il persiano perché stavo sempre al tappeto. E mi ricordo il mio primo incontro, entro nel ring, guarda la folla, mi tolga la vestaglia, un boato, me lo scordate di mutande. Cioè, oggi stanno questi al mare, le maestri, che escono dall'acqua. Ma che ci ha messo? Uno scoglio. Che escono. Oggi stanno i pesci secchi, arriva. Escono che già stanno, eh? E le donne. Una volta andavi al mare, c'era la donna in costume, ve lo ricordate? Però sono passati un po' d'anni, ora c'hanno il filo interdentale, lo so, però. Adesso ti vengono col filo interdentato, andiamo al far bagno e noi sciolti. Andiamo. Il progresso. Perché una volta se volevi guardare un culo, abbassavi il costume e guardavi il culo. Adesso che guarda il costume devi allargare il culo. C'è sta piccola variazione, tu.